Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Parliamo di ambiente, parliamo di zone incontaminate che purtroppo potrebbero essere minacciate da progetti che potrebbero rovinare questi ambienti. E ne parliamo con Anna Maria Gremmo, fotografa ambientalista, benvenuta. Grazie, bentrovati a tutti voi. Grazie. Marco Soggetto, fotografo, anche lui ambientalista, benvenuto. Buongiorno, grazie, E grazie Francesco Sisti, fotografo e blogger. Allora, Grazie, prima, salve. salve, prima di entrare nel merito del vostro progetto che mi avete sottoposto, passerei un bellissimo filmato che mi avete fornito voi. Quindi entriamo subito nell'atmosfera. Andiamo col filmato. È un posto fantastico, è un posto incontaminato, ma purtroppo è minacciato. Chi è che ci vuole raccontare? Anna Maria, vuoi raccontarci tu il vostro progetto per la conservazione di questo posto bellissimo? Certamente, innanzitutto collochiamo il vallone delle Cime Bianche per chi naturalmente non lo conoscesse. Certo. Siamo in Valle d'Aosta, nello specifico in Val d'Ayas, a Champoluc, e per essere precisi si parte dalla frazione di Saint-Jacques. Il vallone delle Cime Bianche è un corridoio naturale di straordinaria bellezza e dalla storia anche molto variegata, che sostanzialmente fa da spartiacque tra la Val d'Ayas appunto e la Val Tournanche. È un posto di eccezionale valore naturalistico, tant'è che il vallone delle Cime Bianche è sotto tutela europea, ne parleremo magari più approfonditamente. Fa parte di una zona di protezione speciale sotto la direttiva Habitat, gruppo ambienti glaciali del Monte Rosa, proprio per le sue caratteristiche uniche di biodiversità. Ma dovete sapere che il vallone delle Cime Bianche non ha solo questo scrigno naturalistico di grandissimo pregio, è un vallone di grandissimo interesse anche dal punto di vista geologico, perché il vallone nasce sostanzialmente da un antico mare formato da isole coralline che faceva parte dell'antico oceano della Tetide, quindi c'è un richiamo quasi esotico Certo. paradossalmente nel vallone delle Cime Bianche, che invece è un patrimonio naturalistico delle nostre Alpi. E dal scontro tra la zolla europea e africana ci furono questi affioramenti, perché appunto parliamo di tre
candide cime, ossia le tre cime bianche, che sono la Gran Sometta, la Pointe Sud e la Becca Re. Sono tre picchi che si aggirano tutti attorno ai 3000 metri e non sono definite bianche per la neve. La neve la troviamo nella stagione invernale, ma data la quota non in estate. Sono definite bianche per la loro storia geologica, perché sostanzialmente sono dei raffinati substrati calcarei che danno questo biancore, che quasi naturalmente come forma poi il lavorio del tempo ha voluto che queste montagne, se le guardate bene, in fondo richiamino le Dolomiti, ma la particolarità è che quello che si avvicina di più alle cime bianche sono le strutture delle isole Bahamas, una storia quindi molto avvincente, incredibile, che è stata addirittura studiata dai primi del Novecento da geologi molto illustri fino ai nostri giorni con Dal Piazza e Prinetti. Quindi è un vero museo geologico a cielo aperto. Ecco, ma da che, qual è la minaccia? Che cos'è che, qual è il problema? Il problema che incombe, nonostante sia una zona di protezione speciale e a cascata peraltro ci siano vari livelli di protezione anche a livello regionale valdostano, sì, e anche nel piano regolatore di AIAS, è che da molti anni si sta pensando di creare un collegamento tra l'Alta Val d'AIAS e la vicina Val Tournanche attraverso un impianto funiviario. Questo per creare uno dei più grandi comprensori sciistici, sostanzialmente. E questo rovinerebbe l'ambiente, no? Beh, certamente parlare naturalmente di progetti di questa portata e di tutela ambientale è sempre molto difficile, perché dovete sapere che per costruire piste, per costruire naturalmente collegamenti di questo tipo, si parte da un disboscamento a valle, nei magnifici lariceti che naturalmente precedono le porte del vallone, e poi mano a mano che si sale si parla naturalmente anche di piloni, di cemento, di spietramento e di sbancamento, ricordiamo appunto ancora una volta in una zona di protezione speciale. Ecco, tra l'altro ci sono anche c'è anche la fauna selvatica che abita lì, quindi anche loro avrebbero dei problemi, credo, no? Il diritto alla sopravvivenza e non solo, anche al fatto di poter vivere e godere di un ambiente incontaminato, non è solo nostro, ma è soprattutto di coloro che vi abitano in maniera stanziale. E il vallone è molto ricco di fauna selvatica e anche di avifauna, tant'è che è stato considerato un sito di enorme interesse proprio anche per le rotte migratorie di alcune specie. Parlando di grandi predatori, possiamo dire che nel vallone si è attestato il ritorno del magnifico e regale Gipeto, che noi abbiamo potuto fotografare. Certo. Ne abbiamo rilevati alcuni esemplari, dal più maturo circa 5-6 anni d'età a esemplari più giovani sull'anno e mezzo di età. Okay. E naturalmente, oltre a lepre variabile ermellino, piuttosto che i grandi mammiferi simbolo della fauna delle nostre Alpi, stambecchi e gli elusivi camosci, abbiamo potuto anche riscontrare la presenza, naturalmente, o il passaggio, dato che questi animali hanno ampi raggi di azione, del grande predatore tornato sulle nostre Alpi a fare da equilibrio nell'ecosistema alpino, e quindi il lupo. Il lupo, fantastico. Allora, io introdurrei anche gli altri ospiti. Certo. Marco Soggetto, benvenuto. So che voi mandate avanti questa battaglia di conservazione di questo vallone delle Cime Bianche. Cosa puoi aggiungere a quello che ha detto Anna Maria? Dunque, io posso parlare, naturalmente, oltre a tutto quello che è stato già detto da Anna Maria,
Posso raccontare brevemente il nostro progetto? Sì. Il nostro è un progetto di conservazione ed è un progetto fotografico. Noi abbiamo deciso da anni ormai di adottare quella che è un mezzo molto potente, la fotografia, per testimoniare da un lato la bellezza, l'unicità incredibile del Vallonia, che adesso mentre vi sto parlando in mente questi posti, ricordi, immagini, veramente mi viene, vi assicuro, la voglia di tornare immediatamente in questo posto stupendo. E al contempo anche di testimoniare purtroppo in modo accurato ciò che si perderebbe. Quindi questa è un'area protetta, è un'area assolutamente unica, è un'area assediata da un'antropizzazione massiva e sempre più prepotente, da comprensori sciistici molto importanti, quindi c'è poco da dire in tal senso. È l'ultimo vero scrigno di biodiversità, l'ultimo vero scrigno intatto, privo perfino di una strada, immaginatevi, dell'intera Alta Ias, quindi il suo valore è incommensurabile, sia lato affettivo, lato bellezza, chiunque lo visiti, e negli ultimi anni sono tantissime le persone che vi sono salite, ne scende ammaliato e se lo ricorda, lo consiglia e ne parla, ma anche lato proprio del suo valore ambientale, abbiamo parlato della geologia, abbiamo parlato della fauna, della flora, della biodiversità, è uno scrigno, un santuario per le specie che altrove sono state seriamente minacciate o che si sono dovute spostare a causa di impianti e lavori, oppure della pur banale presenza umana massiva. Il nostro progetto, in poche parole, cerca di testimoniare tutto questo, di divulgare, specialmente l'opinione pubblica nazionale, quello che vale il Vallone e ciò che purtroppo esso rischia. Devo interrompervi un attimo per la pubblicità. Torniamo a noi e introduciamo anche il nostro terzo ospite, che è Francesco Sisti. Tu sei della Lomellina, no? Esatto. Sei fotografo, cofondatore dell'agenzia Clip Culps e esatto. Sei anche blogger. In che senso, per cosa fai il blogger? Nel senso che, allora, oltre alla realtà di Clip Culps c'è anche Aosta Panoramica, che è un'agenzia fotografica valdostana, e di cui sono entrato a far parte perché conoscevo già alcuni membri e insomma, oltre a postare le foto da mettere nell'archivio, ho anche cominciato a curare un po' il blog, anche perché appunto mi hanno affibbiato queste velleità di scrittura, insomma, dicono che scrivo abbastanza bene, allora. E poi comunque io sono sempre molto interessato alla cultura alpina, specialmente della Valle d'Aosta in generale. E quindi insomma c'è stata anche questa esperienza da blogger. Adesso si è fermato un po' anche perché con le chiusure così non è che si può andare in giro a raccogliere tante informazioni. Ma diciamo che voi siete tre fotografi che vi siete uniti per questa causa, no? In che modo portate avanti questo progetto? Lo chiedo ancora a te, Francesco. Allora, noi siamo innanzitutto amici, lo siamo già da svariati anni e siamo sempre andati in montagna insieme, insomma, a fare classiche escursioni di fine settimana o quando si hanno delle ferie e così, classici giri in montagna. E siamo sempre stati, come dire, accomunati da questo amore verso la Val d'Aosta e la Val d'Aiassa. Specialmente Marco, che io l'ho conosciuto ormai 10-15 anni fa, veramente tanti anni fa, proprio per il suo sito varasc.it, che parla molto approfonditamente della Val d'Aiassa. Poi sono conosciuti con Anna Maria. E tutti e tre appassionati di fotografie e anche di conservazione della natura, abbiamo deciso, come dire, di concretizzare queste nostre passioni in questo, diciamo, progetto, ma in realtà è proprio stata una vocazione, qualcosa che è venuto fuori naturalmente, credo proprio che sarebbe comunque venuto fuori in ogni caso. E abbiamo deciso di approfondire questo, come dire, tutto quello che riguarda questo vallone e con esso anche tutti i rischi che purtroppo insomma ci sono reali e minacciano di distruggerlo irreparabilmente. Sì, anche perché è sempre una questione di commercio, di profitti, chi ne fa le spese di solito è la natura con tutti gli abitanti, perché giustamente diceva Anna Maria che i primi abitanti che ne faranno le spese sarà proprio la fauna selvatica. Noi, ad esempio,
In questo momento la mia associazione fa tutta una battaglia per dare un'immagine del lupo, visto che abbiamo parlato anche del lupo. Assolutamente. Una battaglia per dare un'idea del fatto che il lupo non è affatto pericoloso, nonostante escano tutta una serie di articoli invece che lo definiscono come un pericolo per l'uomo, in realtà non è così. E quindi capisco benissimo la tutela innanzitutto degli abitanti di questi territori, vero Anna Maria? Assolutamente. Il nostro spirito di conservazione nasce proprio anche con un messaggio ben preciso, veicolato naturalmente dal mezzo fotografico. Questo perché? Certo. Perché la fotografia ha un grandissimo potenziale comunicativo e sa creare ponti, sa toccare corde molto profonde. Noi ci rifacciamo a quello che internazionalmente viene chiamata visual advocacy, ossia perorare una causa attraverso delle immagini, e tutti i più grandi progetti di conservazione internazionale, pensiamo anche alle specie africane ad esempio, certo, partono molto spesso da fotografi conservazionisti che mettono a livelli naturalmente ancora più aulici, ancora più elevati naturalmente di quello che può essere la nostra piccola attività, a disposizione la fotografia per sensibilizzare le persone e soprattutto con un messaggio molto chiaro. Noi facciamo parte del mondo naturale, certo, non ne siamo avulsi, non siamo fuori, non siamo sopra come padroni, come decisori, ma ne facciamo parte. E quindi è molto importante riscoprire una connessione con il mondo naturale che forse è andata dimenticata o in alcuni casi addirittura perduta. Anche perché la visione antropocentrica fa sì che mette l'uomo come dominatore di tutto il creato. Purtroppo questo è così, e questo ci fa perdere di vista il fatto che noi siamo parte di questo scenario. Noi non siamo assolutamente i dominatori di tutto quello che abbiamo intorno, dalle specie, dalle altre specie alla natura. Quindi assolutamente d'accordo con quello che state facendo. Tra l'altro voi avete fatto anche un libro, un libro per immagini, no? Un libro di fotografia, un libro fotografico. Vogliamo illustrarlo? Sì, assolutamente. Dunque, eccoci. Ecco. Questo è il nostro volume fotografico, come si vede bene, ok? Si intitola naturalmente, eccolo, grazie, eccolo. L'ultimo vallone selvaggio in difesa delle cinghie bianche. Questo è un volume speciale nel quale abbiamo creduto moltissimo, totalmente autofinanziato. Questo volume in due lingue, italiano e inglese, offre la più completa ricostruzione su tutta questa vicenda. Cos'è il vallone a livello naturale, biologico, la cronistoria del progetto, come è nato dall'inizio il progetto, intendo quello, l'impianto che si vorrebbe costruire, il valore del vallone, la sua storia, la storia dei secoli, perché questo è un punto che conosce una storia ricchissima, importante, che va dagli albori della presenza umana in Valle d'Aosta, ma comunque in questa zona delle Alpi e fino ai giorni nostri, passando per la guerra mondiale e quant'altro. Certo. Noi questo progetto, e questo nostro progetto, parlo in questo caso del libro, abbiamo voluto mostrare con immagini, fotografie, la bellezza incredibile, incommensurabile, il valore unico e minacciato di questo vallone, certo, di questa zona protetta. È un libro che ha avuto un ottimo successo, siamo alla seconda edizione. È stato pensato specificamente per durare, nel senso, la racconto in breve, il nostro progetto, mio, di Anna Maria e Francesco, si basa su numerose attività a livello social, piuttosto che pubblicazione di articoli, portfolio, interviste e quant'altro. Siamo riusciti anche ad arrivare su testate nazionali che normalmente penso mai si sono occupate di queste tematiche, tantomeno che tematiche legate alla Val d'Ayas. Ne abbiamo fatto conoscere le bellezze, ecco, insomma. Certo. Però, come pensa, praticamente tutto questo è un fluire nel tempo, i social piuttosto che anche gli articoli di giornale. Sì, passano veloci. Esattamente. Bisogna ricordare continuamente. Esattamente.
Noi volevamo creare un livello che potesse restare fermo nel tempo e che fosse testimonianza della bellezza e anche della nostra, io posso dire, buona battaglia nei confronti del vallone e della sua storia e della sua conservazione. Il libro serve a questo, a fermare nel tempo questo momento, questi anni entusiasmanti e difficili in difesa del vallone delle Cinepiane. Ecco, voi avete tutti e tre altre attività, perché questo è, riguarda la vostra passione, il vostro hobby, il vostro attivismo, però avete sicuramente altre attività, no? Ad esempio tu, Anna Maria, sei medico, mi sembra. Sì, ognuno di noi naturalmente ha un percorso di vita. Io ho studiato molti anni in medicina, mi sono specializzata, da Milano sono poi tornata a Biella e lavoro come libero professionista. Marco è un project manager in un'azienda biellese che ha vari sedi all'estero e Francesco è molto impegnato nel suo lavoro in una ditta di Dorno, quindi la fotografia naturalmente rimane però una delle nostre luci, una delle nostre passioni che assorbe, ve lo garantiamo, moltissime energie, moltissimo tempo e è naturalmente questo specifico progetto ovviamente fatto assolutamente pro bono, perché anche quando facciamo serate di divulgazione naturalmente sono serate proprio pro bono per raggiungere il maggior numero di persone possibile e la fotografia quindi rimane naturalmente un grandissimo sfogo, una passione che noi condividiamo e chiaramente ci accompagna in questo percorso di vita e ci serve sicuramente anche come mezzo per riflettere su determinate tematiche e perché no anche proprio per migliorarci. Ma il bello è bello dedicare la propria arte quando uno ha una possibilità di fare una cosa artistica e ha talento per farlo, dedicarla anche a un'azione positiva di attivismo, questo mi fa onore, diciamo. Ecco, visto che il tempo sta per scadere a nostra disposizione, cosa possiamo sottolineare? Io vorrei sottolineare la petizione innanzitutto, no? Diciamolo, chi è che vuole lanciare la petizione? La petizione è quella... Francesco. Francesco. Lancio io, la lancio. Lanciala. No, la petizione è appunto come i vari... le varie, come dire, idee che ci vengono per cercare di portare in giro, non solo sui social e non solo appunto col libro o con le serate, questo messaggio di conservazione ha fatto sì che provassimo a lanciare appunto una petizione online su una piattaforma che effettivamente ha avuto un riscontro molto molto intenso, nel senso che abbiamo visto che ci sono veramente tante persone, questa è una cosa che ci fa piacere perché riguarda appunto tutti, ci sono tantissime persone che amano veramente questo vallone come lo amiamo noi e quindi in senso come dico io e diciamo tutti, è più forte magari se si canta in coro che non cantare soli e quindi questa voce corale diciamo sta dando un messaggio tangibile di questo amore che porta anche a difendere questo vallone. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per scadere, io vorrei solo ricordare il libro fotografico, dove si può trovare il libro? Il libro è disponibile a Biella anche nella libreria di Champoluc, nel cuore della Val d'Ayas, perché è lì che si trova il vallone delle Cime Bianche e poi anche presso gli autori. D'accordo, allora io vi ringrazio, ringrazio Anna Maria Gremmo, Marco Soggetto, Francesco Sisti. Continueremo a sostenere questa battaglia perché mi sembra una cosa giusta e sacrosanta, quindi vi inviterò ancora se avrete voglia. E grazie a voi e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ciao. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Lunga vita al vallone. Grazie. Grazie.